Lo strumento del project financing è reso disponibile dalle norme della Comunità Europea a beneficio delle amministrazioni pubbliche e noi lo abbiamo sempre sostenuto e utilizzato anche in passato. Per quanto riguarda il cimitero, è chiaro che ci sono delle implicazioni che, anche di tipo sentimentale che si prestano a speculazioni e quindi anche a trasformare questa opportunità, perché secondo me è un'opportunità, in uno strumento di contrasto politico all'amministrazione. E quindi si va avanti a forza di slogan, ci si arricchisce sui morti, si specula sui defunti, eccetera, eccetera. Si privatizza il cimitero, cosa che non è vera perché non si tratta di privatizzazione, ma soltanto di esternalizzazione dei servizi. E quindi noi siamo stati sempre favorevoli al project sul cimitero, intanto perché forti delle esperienze positive che si sono registrate in tutta Italia e anche in Sicilia, in paesi anche vicini, nel Messinese, nel Barcellonese, sono tanti i comuni che hanno utilizzato questo strumento, così come il vicino comune di Torrenova, giusto per dirne uno, e dove le esperienze sono assolutamente positive. Perché positive? Intanto perché con la diminuzione di disponibilità del personale, è sempre più difficile avere personale al cimitero che si occupi anche delle manutenzioni, per cui già in se stesso, se vogliamo tenere il cimitero ordinato, dobbiamo esternalizzare, perché dobbiamo affidare ad una ditta esterna la manutenzione del cimitero, soprattutto in occasioni delle feste di Natale, di Pasqua, dei morti, eccetera. E quindi già in sé esiste di fatto una esternalizzazione delle manutenzioni cimiteriali. Noi con questo project, che non è un affidamento diretto ad una ditta, cioè è una proposta che viene da parte di un privato. Una proposta che verrà messa a bando, per cui dovrà confrontarsi con altre proposte che possono essere anche migliorative rispetto a questa, però abbiamo già una base di partenza in questa proposta che è assolutamente conveniente per la cittadinanza e per l'amministrazione. Perché? Intanto perché noi andremo a risparmiare sull'impiego di personale al cimitero che potremmo utilizzare per altro tipo di mansioni, cioè con le stesse mansioni ma in altri settori, vedi, verde pubblico, pulizia strada, eccetera. Abbiamo un risparmio dei costi per i cittadini per l'acquisto dei loculi perché già vengono fissati ad un costo inferiore rispetto a quello attuale, perché quello attuale è di 2.450 all'oculo, mentre qui è previsto 2.900 al primo piano e 3.100 al secondo piano, comprensivo di lastra che costa almeno 700 euro. Quindi già ci sono dei risparmi. Abbiamo la disponibilità di loculi in qualsiasi momento per evitare che ci sia questo problema della richiesta dove si aggiunge dolore ad altro dolore di ospitalità presso altri privati, temporanei anche per la tumulazione. Abbiamo il cimitero che sarà sempre assolutamente in ordine e non assisteremo a dei periodi in cui inevitabilmente c'è un certo ritardo nella manutenzione, quindi qualche protesta anche da parte dei cittadini che visitano quotidianamente i propri cari defunti. E quindi tutta una serie di fattori positivi che rendono assolutamente utile questo tipo di iniziativa e di intervento. Io piuttosto non capisco quali sono quelli negativi, cioè messi su una bilancia, non capisco quali sono i fattori negativi, perché se c'è risparmio per il cittadino, se abbiamo il cimitero in ordine, se c'è risparmio per l'amministrazione in termini di personale e disponibilità,
disponibilità di loculi in qualsiasi momento. È chiaro che ci sono anche delle criticità che riguardano per esempio la presenza nella zona di espansione cimiteriale di un'attività commerciale che dobbiamo assolutamente tutelare, quindi l'amministrazione si sta adoperando anche per questo. Quindi io veramente non vedo, al di là degli slogan, delle speculazioni, delle strumentalizzazioni per utilizzare questa iniziativa contro l'amministrazione comunale, non vedo assolutamente niente di negativo in tutto questo. L'abbiamo detto anche in campagna elettorale, fa parte del nostro programma, quindi andremo avanti su questa attività convinti come siamo che sarà utile per la comunità santagatese.